balla, si canta e soprattutto si suona con tanti strumenti, dalle nacchere ai tamburi alle castagnette. Anche molto bene. Grazie. Hai imparato come? Mio marito fa parte della tradizione giulianese. Che cosa è per te la Madonna di Montevergine? Che rappresenta? Rappresenta un momento di fermo, un momento di riflessione per un nuovo inizio. Anche, l'illuminazione alla vita. Anche ai tuoi figli? Li porti qua a Montevergine? Sì, sì. E anche durante l'anno? No, durante l'anno ci vengo a settembre. Per l'altra festa di Montevergine. E diciamo è un momento proprio di preghiera felice. Si legano vicino alle dita? Nelle nacchere se non maschio. Ok. Sì. E chi le comanda tu? È la vite. Abbiamo scoperto. Ok, si legano vicino alle dita. Vabbè, io li metto come voglio io, anche se poi io consiglio di metterli. Allora, abbiamo un po' di musichetta pure. Ci accompagna anche la musica, voglio dire, molto più suggestivo. Come nasce la tradizione delle nacchere? C'è una tradizione, una storia legata a questo strumento? Ma come nasce la tamborra, come nasce la castagna, come nasce il tricabalac, il pudibù, sono strumenti che poi si sono inventati per portare un tempo così, la castagnetta, perché poi prima si faceva con legno di castagna, adesso poi si fa di ulivo, di tutte queste cose qua. Niente, comunque. Viva la Madonna di Montevergine! Viva la Madonna di Montevergine! Mamma schiavone per 100 anni, 100 anni. E c'è chi canta, chi balla, chi prega e perfino chi si sposa. Oggi? Sì, oggi sposo, sì, finalmente. Con chi? Ovviamente con un etero. E chi è il fortunato? Cioè? Mi sta aspettando in chiesa, davanti alla chiesa. Davanti alla Madonna di Montevergine? Alla Madonna, sì, del nostro santuario, la nostra mamma della nostra protezione. Ogni anno sono qua e quest'anno, visto che la legge adesso è a nostro favore, mi sposo, finalmente è arrivato il nostro momento. Sei contenta? Contentissima, perché noi siamo di carne, tutti, non ci sono più discriminazioni, pregiudizi. Davvero non ci sono più discriminazioni? C'è ancora qualcuno che è rimasto ancora nel tabù, ma noi lasciamo a loro così. L'importante è vivere, vivere bene. E con libertà? Con tanta libertà e tanta soddisfazione nella vita abbiamo avuto. Grazie a tutti. Nella tradizione della Chiesa Cattolica la festa della Candelora del 2 febbraio rappresenta anche il momento della presentazione al Tempio di Gesù e le candele rappresentano proprio la luce per illuminare le genti, quindi in qualche modo la Madonna di Montevergine è la Madonna della luce. Vincenzo, prima ci dicevi che vieni da Pagani, sì. Dove c'è un'altra festa di un'altra Madonna. Il ciclo delle sette feste campane, delle sette Madonne campane. Oggi si apre il ciclo, il 2 febbraio, 2 di febbraio. I significati sono tantissimi, chiaramente cerchiamo di mettere un po' tutto insieme in una semplice cosa. Oggi è la giornata che la luce inizia a vincere sulle tenebre e quindi anche già nell'antichità questo giorno era importantissimo. Poi con il cristianesimo chiaramente ha preso sempre più significato cristiano, sempre più un significato popolare e quindi è proprio questo il senso di oggi, che la luce inizia a vincere sulle tenebre. Invece la nostra festa a Pagani, la festa della Madonna delle Galline, che ricade sempre l'ottava dopo Pasqua, quindi 8 giorni dopo Pasqua, è una festa con un carattere diverso, diciamo, legata alla primavera. E quindi questa caratteristica fa sì che tutta la festa ha un sapore diverso da questo qua. La primavera, lo sappiamo, è la rinascita della natura, dell'uomo. E quindi nella nostra danza, proprio le nostre tamburiate a Pagani, sono con questo sfondo qui.
La Madonna di Montevergine si viene? Per devozione innanzitutto, però siccome è un culto mariano che ha coperto un culto pagano e ha ereditato tutti i rituali di festeggiamento di Cibele, insomma qua già si usavano fare rituali di musica, di danza, quindi è stato molto probabilmente un'evoluzione spontanea. Il tamburo poi, la tamborra, ne è scaturito di conseguenza, come le castagnette che sono dei crotali, e la tamborra è derivata dal timpanum, quindi è stata tutta una conseguenza culturale e religiosa. Intanto si beve, si mangia. Assolutamente, bisogna combattere il freddo, quindi salsicce e friarielli. Salsicce e friarielli. Friarielli. Nel panino e vino. E vino. E poi prodotto dal signor Peppino Di Febbraio in persona, È suo il vino? Sì. Lo devo provare però. Me lo fa provare e lo sta andando a prendere. E dopo si va pure al ristorante? Sì, noi abbiamo questa abitudine, questa tradizione. Siccome non ci basta passare mezza giornata qui, siamo abituati a stare tutto il giorno insieme, andiamo al ristorante e continuiamo giornata, a cantare, e ballare. Non finisce mai. Non finisce mai. Grazie. Alla salute. Alla vostra. Alla prossima. È da anni il simbolo della lotta per i diritti dei transessuali, parliamo di Vladimir Luxuria, che è diventata irpina d'adozione a tutti gli effetti, visto che ha avuto anche la cittadinanza onoraria dal comune di Ospedaletto. Sono irpina, mi sento irpina divina, divino, sono felice di essere concittadina di questo luogo dove si trova il monastero da dove vengo da 18 anni in devozione di Mamma Schiavona. Quanto è cambiata la festa, Vladimir, in questi anni? No, la cosa bella è che la festa continua, questa è la cosa importante, perché c'è stato un periodo in cui si poteva rischiare che questa festa potesse venire meno, invece ognuno di noi ha dato il suo contributo affinché questa festa, che affonda le sue radici davvero nell'antichità dell'antichità, potesse continuare, che Mamma Schiavona potesse avere tra i suoi devoti le tante trans, i tanti gay, le tante lesbiche che confidano nel suo aiuto. Io devo dire la verità, finora mi ha sempre portato bene. Viviamo in un periodo, secondo me, in cui c'è troppa l'ossessione della paura del diverso e del fomentare questo odio e questa diffidenza. Io penso che chiunque si professi cristiano deve considerare la diversità una ricchezza e non deve avere assolutamente paura, anzi, deve prendere da chi è diverso da te quello che ti può di più arricchire. Il diverso in questo momento sono gli immigrati. Beh, forse l'icona bizantina della Madonna, se ci fossero state le regole di oggi, non sarebbe neanche potuta arrivare fin qui a Montevergine. Ho vissuto nella mia vita un periodo in cui anch'io mi sono sentita senza porto, con i porti chiusi, i porti del lavoro, i porti della chiesa, della famiglia. E poi mi sono conquistata finalmente l'approdo verso un mondo in cui mi potessi sentire accolta e uguale. Oggi ci sono altre persone che cercano l'aiuto da parte di persone che cercano l'accoglienza venendo da situazioni davvero difficili, perché tu non arrivi a spendere tutto quello che hai e lasciare tutto quello che hai per rischiare la morte se non sei spinto davvero dalla disperazione. Io penso che più che avere dato una svolta io a questo pellegrinaggio è stata Mamma Schiavona a dare una svolta a me, perché era in un periodo, ho conosciuto Mamma Schiavona in un periodo in cui non andavo più in chiesa, in cui qualcuno mi voleva far credere che quelle come me dovessero essere escluse dalla chiesa, ma incontrare gli occhi misericordiosi, accoglienti, buoni di Mamma Schiavona mi ha fatto capire che c'è un posto nel cuore di Mamma Schiavona anche per noi, e forse addirittura soprattutto per noi. Quando ho ritrovato nelle parole
di Papa Francesco, che avevo anche sentito nelle parole di Don Gallo, che è stato un sacerdote straordinario che ho conosciuto. Devo dire che quell'idea della chiesa inclusiva, delle porte che non devono essere chiuse a nessuno, lo ritrovate spesso in alcune dichiarazioni. Questa è una terra ospitale, questa è una terra ospitale, e c'è un monastero che ospita questo tipo di devozione da parte di tutti. Nessuno più deve pensare che la propria identità sessuale deve essere qualcosa di incompatibile rispetto al tuo diritto alla fede. Irpina ad adozione a tutti gli effetti sei in questo momento, grazie anche a ieri. Sì, devo, sono sincera, non sento una distanza con il popolo irpino, un po' anche per le mie radici che sono foggiane e un po' perché questo è un popolo che può insegnare soprattutto oggi, che da questa terra arriva un bellissimo messaggio di inclusione. Stiamo aprendo le finestre in un momento in cui c'è troppa puzza di chiuso. Io mi auguro che intanto il Papa venga a Montevergine, perché è veramente un culto molto importante, e spero che la nostra comunità un giorno possa essere ricevuta dal Papa, perché no? Per fare una battuta, la prossima volta porta la Santa anche con te a Montevergine. No, qui parliamo di santi, non di sante de che. Troppo spesso io mi sono ritrovata a dover fare una guerra per guerre che non ho mai dichiarato io. Io parto sempre dal presupposto che io voglio fare una cosa bella, una cosa giusta. Poi gli altri devono scalpitare, devono sbraitare, ma io sono convinta che la strada che sto percorrendo è quella giusta. C'è troppa gente che ormai c'ha il dito ingessato a furia di puntarlo contro gli altri. Perché sto dito ogni tanto non se lo... puntano verso di loro, C'è la Madonna. Sempre pronti a giudicare gli altri, c'è un passo del Vangelo che dice non giudicare prima di giudicare gli altri. Molto spesso sono molto magnanimi verso se stessi, verso quello che fanno, e sempre molto cattivi e integerrimi verso quello che fanno gli altri. Dovrebbero farsi un esamino di coscienza innanzitutto loro e pensare se loro sì meritano di essere considerati cristiani, se fanno dell'esclusione, se fanno dell'odio la loro campagna elettorale. Questo è un messaggio anche per Salvini, abbastanza diretto. Io parlo in generale, a buon intenditor poche parole. Viva l'Irpinia! Viva l'Irpinia! Viva mamma Schiavona, mamme tutte quante!